Amici telespettatori, è venerdì e naturalmente c'è Polifemo. Non è venerdì se non c'è Polifemo, una puntata in cui parleremo un po' delle emergenze del momento, la questione pandemica, la questione ex Ilva, Acciaierie d'Italia, chiamatelo il siderurgico come volete. Parleremo delle possibilità di sviluppo per Taranto legate a che cosa? Lo faremo con l'avvocato Giandomenico Pilolli, che è il coordinatore provinciale di Taranto di Fratelli d'Italia. Buonasera Pilolli. Luca Lopomo, sindaco di Crispiano, Movimento 5 Stelle. E dulcis in fundo, last but not least, Cisberto Zaccheo, consigliere comunale di Taranto del Partito Socialista Italiano, PSI, nonché presidente della commissione consiliare attività produttive. Buonasera. Allora, partiamo dall'avvocato Pilolli, parliamo di questa gestione della pandemia, ritorniamo sullo stesso argomento a distanza di forse un mese e mezzo dall'ultima volta in cui ci siamo visti. Non voglio certo essere ripetitivo io, né vorrà essere ripetitivo lei, però sta di fatto che qui la situazione, almeno per quanto riguarda Taranto, sta precipitando. Ora, al di là delle ragioni che possono segnare la realtà di Taranto, evidentemente c'è stata una certa improvvisazione diciamo in quella che poteva essere la prevenzione, chiamiamola così, rispetto alla terza ondata, alle misure da attuarsi. C'è poi il problema del ritardo dei vaccini. C'è forse la gestione da parte di Lopalco, almeno per quanto riguarda proprio la gestione dei vaccini, abbastanza, come dire, approssimativa, tant'è vero che il governatore Emiliano ha deciso di spostare ad altra persona proprio la parte, diciamo, più amministrativa, tra virgolette, per quanto riguarda i vaccini. Insomma, la Puglia è, dovrei dire, la maglia nera. Qui parliamo di rosso, chiamiamola come volete, però la situazione è tragica. Beh, purtroppo i numeri parlano chiaro e la situazione in cui versa Taranto è sotto gli occhi di tutti. Purtroppo diventiamo la Cenerentola anche per questa emergenza. Purtroppo Taranto paga questo scotto di una mancanza di valutazione ab origine dell'impostazione non solo vaccinale, ma io mi riferisco un attimino a una situazione più larga che quella pandemica generale, per cui dalla prima fase che ha visto la provincia di Taranto avere dei numeri molto bassi, siamo passati ad essere una tra le province più colpite nella gestione generale della pandemia. Qualcosa è andato storto, per cui le valutazioni ovviamente in una fase pandemica sono facili da sbandierare. Qui credo che invece oggi vadano date delle risposte in termini di concretezza e molto probabilmente questa decisione di Emiliano la dice tutta, vuol dire che qualcosa non è andata per il Non verso l'ha detto giusto. apertamente, però, È come vero, dire, con i fatti si per dimostra più facta o quello. acta concludentia, dicevano i latini, si capisce che ha detto qui ci vuole un altro pilota. E credo che questo sia sintomatico di quello che stiamo vivendo in questi giorni. Purtroppo molta approssimazione che continua a non farci uscire da questa crisi che oggi, oltre che pandemica, è diventata soprattutto di vivibilità della nostra città, della nostra provincia. Io credo che la sofferenza oggi si tocchi con mano ed essere rimasta una delle ultime regioni in zona rossa la dice di gran Persino lunga ora che su ci saranno le tutto. riaperture, tant'è Certo. vero che Emiliano ha detto sì, anche se resteremo zona rossa, chiedo qualche deroga, almeno per avere un po' di ossigeno, soprattutto per le attività economiche. Ma io parlo proprio di questo perché purtroppo poi quello che in questi giorni stiamo vivendo, per chi in prima linea, no, raccoglie le istanze dei cittadini, è proprio questo momento davvero difficile. Io dico, mai si è vista una situazione così come in questi momenti. Purtroppo è trascorso più di un anno
e quindi la gente non riesce più davvero ad andare avanti. E queste attività che ormai sono allo sbando da un anno, con decisioni che hanno fatto spendere e hanno fatto investire grosse risorse economiche per poi tenere chiuse le proprie attività, beh, credo che non possa essere più tollerata. Quindi credo che dobbiamo valutare davvero, senza colori politici, perché certo, qui una situazione... siamo tra persone che non, certamente non siamo venuti qui per fare polemica, ma per cercare di dare una mano, un contributo. Delle risposte, dei suggerimenti. Dei suggerimenti, ecco, che possono essere in questo momento, no, un viatico per uscire da questa situazione. Noi nelle nostre città purtroppo registriamo, no, questi coprifuoco la sera che alla fine hanno distrutto anche mentalmente sia le nuove generazioni, ma soprattutto i genitori che non riescono più a lavorare e non riescono a dare più delle risposte in termini di concretezza. E dobbiamo interessarci certamente nei prossimi mesi di essere vicino a queste attività e fare di tutto per riuscire a vaccinare, no, tutti il più possibile. Il più possibile. Il problema grosso è che i vaccini, soprattutto mi riferisco ai Pfizer, ai Moderna, per quelli, diciamo, per gli under 60, arrivano a rilento, e quindi questo ovviamente crea una lentezza nella vaccinazione. Poi magari c'è anche dello scetticismo da parte degli over 60 nei confronti dell'AstraZeneca, ecco, e quindi si rallenta. Non voglio scendere nel merito degli effetti, perché io queste cose ovviamente le lascio ai medici, le lascio a chi si occupa di virologia. I tuttologi purtroppo a me non sono cosa gradita, per cui io rimango nel mio ambito. Purtroppo nel mio ambito io registro tante difficoltà dal punto di vista economico, e queste sì che fanno paura, perché davvero certo, non si riesce più ad andare avanti, per cui dobbiamo interessarci ora sì dell'aspetto della vaccinazione, ma soprattutto della ridare una serenità di gestione a quelle aziende che ancora oggi sono chiuse, purtroppo. E okay, queste aziende stanno soffrendo, e insieme a loro soffre un po' tutta l'economia e la ripresa dell'economia nel nostro territorio. Luca Lopomo, ora come Movimento 5 Stelle siete partner della maggioranza dell'amministrazione emiliano, avete l'assessore al welfare Rosa Barone. Qualcosa certamente non è andata per il verso giusto, e ora vorrei anche spostare il discorso per quanto riguarda i ristori, perché poi al di là del dato puramente sanitario, che è gravissimo e che a mio avviso deve essere anche prioritario rispetto all'aspetto economico, no? Perché la vita viene prima di tutto, però parimenti molti dicono: se non moriamo di Covid moriremo di fame. Anche qui il discorso è più nazionale. Per quanto riguarda i ristori c'è evidentemente un abisso dell'Italia rispetto ad altri paesi. E ci sono dei settori, i bar, i ristoranti, il settore delle palestre, che effettivamente, per non parlare poi di tutto il mondo dello spettacolo, cinema, teatro e così via, che effettivamente ottengono, quando li ottengono, ristori molto ma molto limitati, e questo crea il vero dramma e anche reazioni magari esasperate e atti e gesti inconsulti. No, io sicuramente dal mio punto di osservazione come sindaco di un paese comunque di 13.000 abitanti, devo dirti la verità, la mia attenzione, anche tutta quella dell'amministrazione, è stata più che altro in questi mesi concentrata sul nostro paese, e devo dire anche grazie al comportamento dei miei concittadini. Crispiano diciamo è uno dei paesi che ha avuto in percentuale e continua ad avere in percentuale, rispetto anche a Massafra, Statta, ad altri comuni, Palagianello, numeri molto più bassi, proprio perché siamo riusciti, e con la vicinanza proprio al territorio e con una buona comunicazione, a far comprendere sempre la gravità da una parte, ma anche dare quella serenità, l'equilibrio che in questo momento era importante dare, perché in una situazione come questa, Luigi, che dove voglio dire, dopo da 100 anni a questa parte nessuno aveva il libretto di istruzioni di come poter affrontare una tragedia del genere, anche la comunicazione ha un peso estremamente importante nelle comunità e anche nelle comunità piccole. A quelle categorie che tu hai già citato molto bene aggiungerei anche gli estetisti, i parrucchieri, sì, che sono il settore benessere, diciamo, il settore benessere. Ti posso dire che proprio ieri a nome ho sentito
qualcuno di questa categoria che proprio sul molte delle quali sul fronte della disperazione, da un lato condannano, in questo gli siamo stati vicini insieme alle forze dell'ordine, anche gli abusivi di questa categoria. Che perché hanno si crea continuato. Il fenomeno dell'abusivismo. Esatto. Sempre, dici, non mi posso tagliare i capelli, chiamo l'abusivo in casa. È sempre poi una guerra dei poveri. Una doppia beffa, perché poi aumenta anche il rischio del contagio in una situazione del genere. Quindi i problemi sono tanti. Sicuramente c'è bisogno di una risposta forte del governo, perché non dimentico il fatto che si è perso tanto tempo, c'è stata una crisi di governo per me inaudita e inconsulta, che ha ritardato anche l'approvazione dei ristori. Devo anche dire che con Conte, quindi prima ancora che vi fosse la crisi di governo, ci sono state le fortissime doglianze di questi settori che non hanno ricevuto ristori adeguati, e le casse integrazioni che arrivavano a babbo morto. Io ti sfido, cioè, a chiedere, e qui non c'era la crisi di governo. Come diceva Gian Domenico, non siamo qua per far polemiche, però ti sfido a chiedere a qualcuno di queste attività la differenza fra i ristori che sono arrivati col governo Conte e con le mancette che sono arrivate. Ora sembra che Draghi voglia allargare le maglie, ma mi auguro che lo faccia presto, perché poi siamo noi amministratori locali che siamo in trincea. Si parla di ristori a fondo perduto, ampliare un po'. Il problema è che si parla di non vederli prima di luglio, per tutta poi quella pletora di burocrazia italiana che ancora ci portiamo avanti, perché la verità, Luigi, è anche i drammi delle cose che non hanno funzionato anche nella sanità in Puglia. Diciamoci la verità, questa pandemia ha messo in risalto le negligenze e le debolezze di un sistema che c'erano già da 30 anni a questa parte. Cioè, oggi noi dobbiamo, guardando il bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno, cercare di trovare il modo per uscire da questa crisi, però più forti, correggendo tutte quelle cose che ci siamo resi conto in maniera palese che non funzionavano fino a questo momento. Cisberto Zaccheo, consigliere comunale di maggioranza, e Taranto è davvero la città più flagellata. Sembra incredibile, impossibile, eppure devo dare atto che l'amministrazione comunale ha fatto tutto quello che poteva, usando anche, devo dire, delle misure anche più restrittive, no? Dei limiti imposti magari dal governo. Però a Taranto evidentemente c'è qualcosa che non funziona dal punto di vista, cioè non funziona nel senso di inspiegabile, perché raggiungere certi picchi, certe cifre, se noi lo compariamo rispetto al discorso di Brindisi, per esempio, Taranto-Brindisi stiamo parlando di 70 km, non 80 km, non chissà quale distanza, per cui qualcuno ha anche detto, chissà, forse la situazione ambientale, le emissioni potrebbero svolgere una funzione di vettore, di veicolo, di amplificatore, ma al di là di questo, Zaccheo, ritorniamo un po' sul discorso dei ristori, non vogliamo entrare nell'ambito sanitario, perché neanche chi è esperto di virologia può darci risposte certe circa i riverberi, no? Le conseguenze delle sostanze, delle emissioni inquinanti. Soffermiamoci sul mondo economico e sulle mutilazioni che ha subito. Già parliamo di Taranto, che è una realtà che vive il dramma dell'ex Ilva, e come dire, piove sul bagnato. Lei peraltro viene dal settore del commercio, quindi... Sì, diciamo che la situazione, come chi mi ha preceduto ha dichiarato, è una situazione assurda, allucinante, cioè il pensiero che qualcuno potesse pensare a quello che poteva avvenire, veramente penso che solamente guardando le Odissee nello spazio, qualche film di fantascienza, no? Possiamo avvicinarsi a quello che è accaduto. È ovvio che siamo stati tutti quanti preparati, penso da chi governa a chi è un semplice cittadino. Noi abbiamo, secondo me, vissuto la pandemia in momenti, nel primo e nella prima fase, veramente con tanto rispetto. Penso che abbiamo veramente tutti quanti accettato e ci siamo comportati in una certa maniera.
ritengo che poi nella seconda fase qualcosa anche mentalmente in ognuno di noi è completamente cambiata, come se il fatto che non ci avesse colpito il palo della città di Taranto ci fosse una specie di scudo di... E anche perché nella prima ondata i numeri erano così, praticamente inesistenti, bassissimi, dico, quindi come se fossimo immuni da per questa, dono divino. È cambiata completamente anche la modalità di approccio al comportamento di ognuno di noi. E quindi penso che questa cosa poi è stata condizionante nella fase proprio della malattia. Ecco, Zaccheo, mi volevo soffermare sull'aspetto dei controlli. Allora, queste restrizioni dure nei confronti dei ristoratori, dei bar, del settore benessere e quant'altro, e palestre, poi vediamo però, non per fare la guerra tra poveri, no, ma i supermercati aperti, il sabato e la domenica un sacco di gente che si riversa per le vie cittadine, gli studenti che fanno la DAD e non vanno a scuola, però poi si incontrano in città e fanno gli assembramenti, le belle domeniche, le belle giornate di sole, la gente in spiaggia. Cioè, anche qui il discorso dei controlli, forse, e qui parliamo di una città come Taranto, perché Crispiano già è una realtà molto più piccola, qualcosa anche in termini di controlli non funziona, perché uno dice: ma come, mi chiudete il bar, mi dite che il bar alle 18 deve stare chiuso e si vieta persino l'entrata con il massimo contingentamento, e poi mi vedo le vie del centro che vengono prese d'assalto quasi la pandemia non fosse mai esistita. Anche qui sui controlli da parte delle forze dell'ordine in generale, vigili urbani, carabinieri, polizia, guardia di finanza, in genere le forze dell'ordine, forse anche qui i controlli non hanno funzionato. La domanda è puntuale, perché manco a farlo apposta, proprio stamattina in commissione consigliare noi abbiamo ripreso questo tema della questione dei controlli. Ci è stato riferito, ma credo che sia abbastanza veritiero, la questione che i controlli sono in capo al coordinamento della prefettura di Taranto. Ovviamente anche i sindaci hanno competenze sul controllo nell'ambito del Covid, e devo dire che mentre come nella prima fase, come dicevo prima, abbiamo avuto anche questi pattugliamenti e questi controlli anche nelle ore serali, soprattutto del coprifuoco, con posti in blocco che ti chiedevano sostanzialmente dove andare, questo diciamo anche per uno sforzo enorme che devo dire che le forze dell'ordine in totale stanno svolgendo in tutto il territorio, sta portando un attimo a un momento non dico rilassamento, ma proprio c'è una situazione abbastanza complicata, cioè anche i numeri in base anche a quelle che sono le malattie mettono anche in condizione sia le forze dell'ordine sia tutti i reparti di non avere forse in maniera numerica e quantitativa la possibilità di gestire un territorio così vasto come il nostro. Mettiamo la città di Taranto, tu devi andare quelle dice dei numeri enormi rispetto ai quali pur un grande dispiegamento di forze non riesce a monitorare difficile. Noi conosciamo, tu hai sempre puntato il dito su quella questione che è un territorio così vasto, è difficile da gestire con una certa tipo di numerica. Mettiamo anche in conto che la numerica si abbassa anche di più, perché anche lì noi abbiamo, riscontriamo anche nelle forze dell'ordine quello che può essere un minimo di contagio all'interno delle stesse. Ripeto, qui poi c'è un problema che io condivido appieno, come quello che diceva il Presidente Emiliano in un video su Facebook. La responsabilità è nostra. Io dico sempre che qui un senso di responsabilità anche nell'educazione e nel rispetto ai nostri figli, perché vedere i ragazzi per strada, anche minori a 14, a 15 anni, nelle piazze, io parlo per esempio della Piazza Carmine che adesso viene chiamata addirittura Piazza Zara, ragazzi sotto i 18 anni che si vedono il sabato sera, è un dato di incoscienza, lo dico molto apertamente, da parte di noi genitori che lasciamo per strada i figli, e i figli sono quelli che hanno portato le malattie all'interno delle famiglie. Molti dei nostri amici, purtroppo, immaginiamo quando vanno a contagiare un anziano, bravo, con patologie, ma noi sappiamo benissimo e ne abbiamo conoscenza che purtroppo nelle famiglie è accaduto questo, ed è un dato che non dico io, lo dicono i medici, che questo contagio è accaduto purtroppo attraverso feste anche di nascosto che molti dei nostri figli hanno fatto e poi hanno trasferito in casa. È ovvio che è difficile, ripeto, oggi ho avuto una telefonata di un commerciante che si lamentava anche del discorso del codice Ateco, no? Perché aprono la biancheria intima e poi all'interno della biancheria intima vendiamo il costume, perché ovviamente poi il commerciante che sta aperto tenta in un momento così di crisi non solo di vendere quello che è il prodotto
che è di sua competenza secondo quello che è il codice etico, ma di tentare di vendere il più possibile perché deve comunque fare cassa. E qui il sistema, secondo me, lo dico con molta onestà, e anche la rappresentatività sui tavoli istituzionali, caro avvocato, le associazioni che oggi si lamentano e che fanno azioni eclatanti sul territorio, che poi invece vanno sui tavoli nazionali e sono grosse organizzazioni e che avrebbero potuto battere i pugni chiedendo una volta per tutte una chiusura netta, perché quello che è accaduto in altre parti del mondo, d'Europa, è una chiusura netta degli esercizi commerciali per un periodo abbastanza lungo, almeno 2 mesi. Io ho mio figlio in Olanda. In Olanda il coprifuoco esiste, le aziende sono state chiuse per circa 2-3 mesi. Però poi ci sono i ristori adeguati. Poi, i ristori devono essere non devono essere frazionati a secondo poi se fare uno. Cioè io ti dico, il settore alimentare, no, faccio un esempio, ha un incremento di vendita che va forse più del 40%. Voi andate a vedere i fatturati oggi delle aziende e poi noi abbiamo dato, guarda caso, i ristori alle aziende alimentari. Sì, c'è un controsodità. Io penso, molte volte, amici barristi mi dicevano, io ci risparmierei anche a chiudere. Ma è ovvio. Perché se io devo tenere accesa la luce per un povero disgraziato che entra. Ma quanti caffè da alla fine la luce è sempre quella, il dipendente lo devo comunque pagare. O vengono 30 persone o ne viene una sola. A questo punto io chiuderei tranquillamente per 2 mesi la sala cinesca e risparmierei anche, è ovvio, a condizione però di avere ristori. Il problema è proprio questo, cercare di trasferire a chi fa certe questioni o chi porta avanti certe cose la capacità di trasferire quali sono veramente le realtà. Cioè io vedo alcune volte che la realtà quotidiana non viene trasferita sui tavoli in maniera puntuale, non fa capire che chiudere un'azienda ha un certo tipo di ricaduta e che significa chiudere piuttosto che uno o piuttosto che tutte, quando poi in alcune zone... Ma non è così però, perché però non possiamo dire che alcune le possiamo chiudere altre no, perché poi alla fine, voglio dire, dal punto di vista tecnico, se tu chiudi tutta una serie di attività e poi tante altre sono aperte, sì, è ovvio che c'è una disparità di trattamento. Ma quello che sto dicendo, dopo che abbiamo fatto investire dei soldi a queste persone, ma è quello, è l'illogicità, quindi sono delle... in alcune aree, è quello anche, è illogico la gestione che avremmo dovuto fare una chiusura, lo dico proprio con molta onestà, chiusa netta tutti. Sì, ma qui stiamo assieme parlando che è passato più di un anno, lo so, però, se passa più di un anno non siamo in grado ancora di uscire dall'emergenza. Delle domande ce le dobbiamo fare, perché non si può continuare a tenere chiuso attività come le palestre, ad esempio, no? Come i parrucchieri, cioè abbiamo fatto fare degli investimenti importanti a queste attività e molto probabilmente, giustamente stava sottolineando forse proprio Luigi, cioè nel momento in cui tecnicamente a queste persone abbiamo fatto spendere dei soldi e ora li abbiamo fatti chiudere per l'ennesima, stanno chiusi già da un mese forse. No, da più di un mese. E questa gente... palestre sono chiuse... No, le palestre non ne parliamo più, stiamo parlando di un anno. I parrucchieri da un mese, però nello stesso tempo si sta ingenerando il fenomeno dell'abusivismo, perché la gente deve continuare a vivere. Purtroppo se hai dei figli devi portare comunque a casa. La mancanza di ristori in questo momento esiste, è una cosa che stiamo vivendo, per cui chi vive in trincea, come i sindaci, ma credo anche per te sia la stessa cosa, perché facendo il consiglio comunale crediamo di conoscere forse meglio di tutti il territorio, per chi fa politica, per chi ha capacità di ascolto. La risposta deve arrivare, dopo un anno non possiamo continuare a dirci le stesse cose che dicevamo un anno fa, altrimenti vuol dire che qualcosa non sta più funzionando, per cui al di là di quello che condividiamo, perché sicuramente nessuno di noi si vuole ammalare, per cui magari io invece vedo una forma di rispetto, la sera la gente sta a casa, ecco, non vedo più quelle forme di assembramento. Però ci sono delle giornate, dei momenti, delle ore della giornata in cui... Ma la gente è stanca, Luigi, purtroppo... Soprattutto i giovani e i ragazzi, soprattutto, comprensibilmente. Si è arrivati a saturazione, cioè non possiamo togliere a questo punto dopo un minimo di ossigeno. Ecco perché anche credo che le forze dell'ordine in questo momento stanno un po' un attimino abbassate, perché fare delle multe oggi in questo momento sarebbe davvero... proprio io per esempio, ecco, voglio io massimo rispetto verso le forze dell'ordine, però per cui io lasciamoli lavorare come stanno però dico lavorando, anche che non è facile neanche... C'è un brocardo latino che dice summum ius summa iniuria, cioè la normativa
esasperata, portata all'esasperazione, applicata in maniera, diventa un'ingiustizia. Ecco, già stiamo vivendo, ecco, un momento particolare. Un titolare di un bar del centro di Taranto. Speriamo di ripartire subito, ecco quella è la speranza che ci dobbiamo. Si trovava dietro il bancone, è arrivata la polizia e a un certo punto questo aveva appena appena la mascherina abbassata, scatta la multa di 400 euro. Beh, io penso che questa sia un'esagerazione, cioè davvero un qualcosa di sproporzionato. Luigi, io ti dico che per esempio però anche sui controlli, noi viviamo quotidianamente, no? Due forme di ascolto, cioè da una parte ci sono tante persone che ci dicono dobbiamo fare più controlli, mancano i controlli, perché è impensabile immaginare di avere un agente delle forze dell'ordine in ogni angolo per ogni persona che esce fuori o che trasgredisce le regole. Dall'altra parte ci sta appunto la gente invece che non sopporta appunto una pressione, stato di polizia, uno stato di polizia. Siamo stati anche accusati di questo, per cui veramente come la fai la sbagli. La verità è che come diceva Gian Paolo, cioè la gente è ormai esausta, le aspettative sono tantissime, sia da una parte le attività commerciali per la voglia di ripartire, il bisogno di avere un aiuto concreto dallo Stato per poter riappropriarsi della propria vita, della propria attività, della propria quotidianità. Dall'altra parte c'è l'aspettativa di risolvere la questione, però fino a quando non riusciamo a vaccinare almeno le categorie più a rischio, Luigi, e abbattere la pressione degli ospedali dall'altra, e il numero dei morti che è sempre estremamente alto, noi non possiamo stare sereni, e come istituzione abbiamo, anche a pena di essere impopolari, il dovere di pensare alle persone e più fragili. Il problema è il fatto che il numero di certe tipologie di vaccini è scarso, e quindi anche se uno vuole dispiegare tutte le forze per vaccinare, dice: se mi manca il vaccino cosa faccio? Bene, cambiamo argomento e parliamo forse dell'argomento prioritario, quello che sta riguardando la realtà di Taranto. Mi riferisco alla questione ex Ilva, una questione sanitaria, una questione ambientale, di salute, intimamente connessa con quella occupazionale. Pilolli, ora da Ilva ad ArcelorMittal, ora è diventata Acciaierie d'Italia, però c'è la situazione è molto nebulosa, perché ancora non si riesce a nominare un CDA, non si riesce a trovare la quadra per il CDA di questa società mista pubblico-privata Invitalia Stato e ArcelorMittal. Nel frattempo i sindacati giustamente fremono, perché vedono assoluta incertezza per quanto riguarda gli aspetti produttivi, per quanto riguarda gli aspetti occupazionali, le garanzie sul posto di lavoro, gli incidenti continui che accadono un giorno sì, un giorno e l'altro pure. Chissà grazie a quale divinità non ci sono stati né morti né feriti ancora, nonostante, ripeto, incidenti che hanno una media settimanale, incidenti rilevanti, gravi. E poi c'è tutta la vicenda, diciamocelo, dei dipendenti, degli operai che vengono trattati come carne da macello. Basta che un dipendente dica A e immediatamente si ritrova sbattuto fuori. Il caso di Riccardo Cristello è il caso più emblematico. Un dipendente condivide un post che riguarda la fiction Svegliati amore mio, e immediatamente si trova sbattuto fuori. L'azienda dice: io ti reintegro a condizione che tu mi chiedi scusa. Lui dice, Cristello dice: ma chiedere scusa di cosa? Un post che non aveva neanche menzionato ArcelorMittal, è un post in cui si parlava del diritto alla vita, almeno questo, il diritto alla vita, dateci la possibilità di esprimere il nostro diritto di voler vivere e di criticare situazioni in cui il diritto alla vita viene negato. Cioè, questa situazione è davvero incredibile. Beh, tu la mia posizione la conosci benissimo, perché... Però devo anche poi dire una cosa sulla Meloni, a proposito dell'immunità. Procediamo. In questa situazione... È stata interpretata quella cosa in maniera... Sì, anche il discorso dell'immunità penale, su cui è ritornata a favore dell'immunità penale
la leader dei Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha creato anche una situazione un po' particolare, perché dire come? Questi fanno già i comodacci loro. Va spiegata. Se ci diamo l'immunità è la fine. Allora, detta così sembra, no, poi per conoscere le mie posizioni, certo, di un partito che in questo momento è l'unico partito all'opposizione, certo, di questo governo. Ecco, vorrei capire la posizione, soprattutto sull'immunità. Quella è stata una richiesta a prima firma del senatore Urso, che poi è stata tramutata in una scelta di tutto il Senato, per cui all'inizio è stata interpretata, no, in una maniera non corretta, perché detta così è come se si volesse ripristinare lo scudo penale, ma così non era. Era riferita al periodo di riadattamento e di attuazione di una ambientalizzazione della quale ormai stiamo parlando da sempre. Da decenni. Ed era riferita a questo periodo, cioè in questo periodo per chi doveva intervenire immediatamente. Per cui, Luigi, qui non ci dobbiamo prendere in giro. Noi parliamo di queste problematiche ormai da sempre, però dal punto di vista pragmatico non siamo mai riusciti a intervenire. La sentenza a cui facevamo riferimento prima fuori campo, no, del TAR Lecce, è emblematica. Ogni qualvolta arriva una pronuncia della magistratura in un certo senso, in una certa direzione, questa pronuncia viene valutata come se fosse qualcosa di astratto rispetto a quello che viviamo nei nostri territori. Nei nostri territori, purtroppo, si continuano ad avere dei numeri di malati di tumore a livello unico, no, nel panorama nazionale. E se non iniziamo a prendere in considerazione che qui l'Ilva non può essere considerata fuori dal sistema siderurgico internazionale, neanche nazionale, no? Va valutato questo sistema siderurgico, ed è qui che poi è rientrata quella indicazione da parte di Fratelli d'Italia di voler accendere una volta per tutti i riflettori su tutta la siderurgia italiana e anche su quella tarantina, perché questo settore, che è uno dei più, che crea più posti di lavoro e che crea un'economia nazionale che non può essere trattata diversamente a Piombino che a Taranto, che a Terni, cioè è un polo siderurgico che in questo momento deve essere messo sul tavolo del ministero competente, che deve valutare quello che deve essere il futuro dell'economia che riguarda un certo tipo di intervento per quanto riguarda la siderurgia. Quando parliamo di chiudere l'aria a caldo e di andare a intervenire con la sostituzione con i forni elettrici, dove dobbiamo andare a guardare a quello che succede anche in America, dove invece queste tecnologie sono già attuabili. Però una parentesi, in America o in altri paesi parliamo di tecnologie estremamente moderne su impianti estremamente moderni. Qui è come voler mettere a una 500 degli anni 60 l'impianto a gas. Ma noi vogliamo partire. È impossibile. Noi però purtroppo in questo momento storico da un punto dobbiamo partire. Se parliamo contro, No, non riusciamo a comprendere quale deve essere il percorso. AFO2 e AFO5 sono due catorci. Però dobbiamo scrivere. Irrecuperabili. Io sono d'accordo su questo. Cioè, irrecuperabili. Ma tu lo sai, la mia posizione. Sì, no, sono proprio irrecuperabili. Però dobbiamo partire da un punto fermo. Che cosa e quali possono essere, se vogliamo parlare in termini di economia, in termini di economia reale e di intervento nel territorio? Perché se vogliamo parlare in astratte, vogliamo dire che siamo tutti contro l'inquinamento, allora lì li trovi d'accordo, sì. Però oggi dobbiamo dettare anche una linea che deve essere per forza una linea nazionale, non può essere quella di Taranto una linea non collegata a un sistema, anche perché è una situazione internazionale, neanche nazionale. Alla fine però l'aver acceso i riflettori verso questo tipo di problema ha portato tutto il Senato a votare in una certa maniera compatta, per cui anche lì il senatore Turco alla fine, che ha iniziato a mettere in luce, no, come se la posizione dei Fratelli d'Italia fosse del partito che voleva ripristinare sic et simpliciter lo scudo penale, credo che non abbia fatto un passaggio che può servire al territorio. Ecco perché dicevo io, quando parliamo tra persone che vogliono dare soluzioni ai problemi dobbiamo sgomberare un attimino, toglierci un attimino la casacca
e parlare tutti la stessa lingua. Noi qui dobbiamo tutelare e dobbiamo cercare di individuare la via maestra per riuscire ad ambientalizzare, a trasformare non solo Taranto, ma tutta la siderurgia italiana e trasformarla in sistema, come dici tu, dobbiamo mutare. Ecco, però se non iniziamo da un punto Piloli, fermo, io parto da questo presupposto. Allora, oggi come oggi, quel siderurgico è obsoleto, non può più vivere quel siderurgico. Perché? La vita media di un siderurgico è 30-40 anni. Questo siderurgico ha 60 anni. Benissimo. È come se una persona di 110 anni, 107-108 anni, dicessimo questo deve vivere un altro 100 anni. Già è troppo che è arrivato a 110 anni di vita. Ora, e allora, lo diciamo due le ipotesi. O si fa una scelta di campo e si dice, questa è la mia posizione, ma ognuno ha la sua, chiudiamo definitivamente e viviamo di altro, oppure radiamo al suolo quel siderurgico e ne costruiamo uno nuovo completamente con tecnologie all'avanguardissima, passatemi questa espressione non corretta in italiano, come negli Stati Uniti, come in Germania, come in Olanda, come in altri paesi. Allora si può ragionare, ma se parliamo di un catorcio, di una struttura che sta letteralmente collassando, crolla a pezzi, cioè non si regge più, però... cioè, allora, questo punto, riparare... Permettimi, siccome noi ci siamo confrontati tante volte e siamo sulla stessa lunghezza d'onda, perché l'obiettivo nostro è innanzitutto garantire il diritto alla salute. E riuscire a dare delle risposte al nostro territorio. Per cui ecco perché io faccio sempre, sono scevro dai condizionamenti. No, ma siamo... Stiamo parlando però di una... di valutare, di una visione, ecco. Una visione di rispetto nei confronti di questo momento storico, no? Siccome ci sarà la possibilità di gestire di grossissime risorse, è l'ultima possibilità che credo che noi abbiamo in questo momento. Siccome stiamo parlando di momenti unici che effettivamente possono dare il là a una risoluzione, anche non ex toto purtroppo Luigi, dobbiamo partire da un punto che non possiamo risolvere subito questa situazione. Però possiamo davvero iniziare con queste importanti risorse che ci vengono messe a disposizione a scrivere una pagina nuova di questo impianto. Per cui non lasciamoci prendere dal voler parlare di tutto ed è contrario di tutto, ma individuiamo insieme, opposizione, maggioranza, provincia di Taranto, perché purtroppo noi siamo una provincia che ha pagato più di tutte le altre e che in questo momento deve essere ristorata e deve avere le capacità, tutti insieme la politica, di andare a disegnare un disegno unico, un accordo che possa permettere di ripartire per step, perché se vogliamo risolvere tutto è subito è impossibile. Poi parleremo di questa parola accordo di programma che mi fa un po' paura, perché è un po' equivoca, dice tutto e non dice niente, e mi ricorda ancora i famosi atti d'intesa dell'epoca di Fitto. Io non ho usato accordo. Dico in genere. Perché ora lo dirà lui. I famosi atti d'intesa di cui si parla nel processo ambiente svenduto, detto dalla magistratura, erano delle prese per i fondelli mai visti. Io sto parlando invece di concretezza, io sto parlando di modificare il sistema di produzione di questo impianto, e si può fare, allora, perché avremo le risorse per poterlo fare. Lo Pomo, la figura del Ministero per la Transizione Ecologica con il suo ministro Cingolani era, come dire, la punta di diamante dell'apporto del Movimento 5 Stelle in questo governo Draghi, la condicio sine qua non, la svolta green, una medaglia che Conte, l'ex premier Conte, voleva mettersi e mettere in questo governo con un Movimento 5 Stelle targato Conte nel suo nuovo corso. Però converrà con me, Lo Pomo, che i comportamenti e le dichiarazioni di Cingolani sono state a dir poco inquietanti. Un Cingolani che, al di là della questione Ilva, in 10 aree d'Italia acconsente alle trivellazioni. Un Cingolani che fa sì che il Ministero per la Transizione Ecologica
intervenga dinanzi al Consiglio di Stato rispetto alla sentenza del TAR con un ricorso incidentale. Un Cingolani che definisce ideologica quella sentenza, è una sentenza che, quella del TAR che dispone la chiusura dell'area a caldo e che dichiara un errore grave quello fatto dalla magistratura, imputa alla magistratura di aver, come dire, oltrepassato il limite e di aver espresso un giudizio ideologico in cui non c'è un nesso tra agenti inquinanti, emissioni e fenomeni patologici. Un Cingolani che dovrebbe essere, che doveva essere per bocca, per ammissione di Conte, del Movimento 5 Stelle, l'emblema della svolta green, un Cingolani che si dimostra più industrialista degli industrialisti. Forse neanche il ministro Giorgetti leghista è arrivato a questo. Una delusione mai vista. Luigi, condivido e non l'avrei saputo dire meglio. Ti correggo solo su una cosa, che la battaglia che abbiamo fatto noi era per l'istituzione di un ministero per la transizione digitale. Diciamo che i nomi poi li ha scelti Draghi, come anche per tutti gli altri ministeri. E sicuramente le prime uscite non sono assolutamente confortanti rispetto a quella che è l'idea della transizione ecologica che abbiamo noi in mente da sempre. Io ti faccio solamente tre punti, voglio toccare per essere breve e non tediare. Primo, io vengo da una forza politica che da questo punto di vista, e lo faccio per ammissione, su Taranto e sull'Ilva abbiamo commesso una serie infinite di errori, di comunicazione soprattutto, di creazione di aspettative incredibile, salvo poi confrontarsi con la realtà dei fatti e battere forte il muso contro le carte e contro le cose. Assolutamente, l'ho sempre detto e lo ribadisco. Dall'altra parte ho capito in questi anni che noi chiuderemo l'Ilva solo quando saremo capaci come territorio di offrire a un giovane un posto di lavoro più allettante in un altro settore, in un'altra parte. Ma tanto ha mille occasioni dobbiamo ancora lavorare su questo e io mi sto concentrando sul mio territorio soprattutto su questo, perché fin quando non saremo capaci concretamente di offrire un'alternativa di lavoro e di guadagno e di costruzione di un futuro sicuro a una famiglia, di un giovane, senza costringerlo ad andare a lavorare in quella acciaieria, ma magari andando a investire in una masseria, in un agroturismo, piuttosto che in un'attività commerciale, piuttosto che in un'attività turistica, non saremo capaci di chiuderla quella fabbrica. E questo secondo me deve essere il principio. Terza cosa, io partecipo, come tu sai, ai tavoli con i vari governi nel CIS, nel contratto istituzionale di sviluppo, e ormai abbiamo anche una bella massa critica fatta dal sindaco di Taranto, dal presidente della provincia, da tutte le attività dell'economia sostenibile. Abbiamo finanche convinto in gran parte Confindustria, la Camera di Commercio, sull'idea principale che ci vuole oggi un passo fondamentale del governo, cioè di quello di coinvolgere in queste decisioni il territorio. Come si fa? Come hanno fatto a Genova, come hanno fatto a Trieste, con un accordo di programma che non è soltanto un nome bello e simpatico, ma è una roadmap e mettere un punto a quello che è la cosa che poi è la cosa peggiore per un imprenditore, cioè non sapere il futuro, perché se noi non diamo una idea certa di quello che vogliamo fare e che si può fare, e non lo possono fare soltanto i politici, lo devono fare anche le parti tecniche, ma il luogo e la fonte istituzionale che può creare questo, come è successo appunto già a Genova, a Trieste, perché no a Taranto, e ci stiamo battendo su questo col comune di Taranto e con tutti i comuni dell'area di crisi con forza, dire al governo, e qui non c'è colore, ha ragione, non è una questione di bandiere, è una questione di pretendere di essere rispettati come territorio. Allora andiamo a discutere insieme, perché non ci si può mettere sempre davanti lo scudo che l'acciaieria, l'Ilva, l'ex Ilva, ArcelorMittal, l'acciaieria d'Italia è strategica per tutto il territorio. Che significa essere strategica? Che fa comodo avere l'acciaio e l'inquinamento a Taranto per poi andare a dare l'economia alle aziende del nord, alla grande azienda del nord che hanno bisogno di comprare l'acciaio in Italia ai costi che gli può garantire l'acciaieria d'Italia?
No, non va bene più questo. Allora, se vogliamo, e se non ora quando, veramente riunire il paese anche fra nord e sud, non fare le guerre da poveri, risolvere un grande problema e lasciare che Taranto e tutta la provincia sviluppi veramente tutte le sue alternative che sono nelle nostre corde, che non dobbiamo creare, che già dobbiamo le abbiamo, solamente già ci sono. Sono ricchezze naturali che però ancora oggi il brand negativo dell'inquinamento, dei tumori, della realtà ci impedisce però di sviluppare. Però ho anche un'idea, che avere quel mostro rappresenta un po' come guidare col freno a mano tirato. Esatto, io come posso fare turismo, come si fa, se ho questa macchia sporca? È un anti-brand che ancora ci impedisce di io cerco di profumarmi, però ho un odore cattivo addosso che non si leva. Allora, su quello dobbiamo concentrarci, dobbiamo pretendere dal governo di metterci al tavolo e fare un accordo programma in cui in 5 anni, in 10 anni, in 20 anni, ma dobbiamo sapere dove andare, dobbiamo dare una chiarezza di intenti, una strada chiara anche a chi vuole venire a investire in altre economie qui a Taranto. Zaccheo, la posizione dell'amministrazione comunale, abbiamo visto il sindaco che in molte occasioni a Taranto, anche partecipando a manifestazioni sindacali, è stato molto chiaro, molto duro, devo dire, io ho apprezzato questa posizione su Taranto. Ha parlato di, ci è arrivato il momento di chiudere l'aria a caldo, non giriamo più sulle parole, considerando quello che avviene a livello di emissioni, considerando la mancanza di chiarezza che c'è da parte del governo, considerando quello che combina ArcelorMittal con i dipendenti dal punto di vista proprio disciplinare, considerando che è una fabbrica che sta collassando, sta crollando a pezzi, ci sono incidenti continui, quindi i rischi non solo per chi vive fuori e quindi subisce i danni delle emissioni, ma proprio gli operai che lavorano rischiano di andarsene all'altro mondo per incidenti, detto papale papale. Quindi questa posizione su Taranto del sindaco Melucci, uno vede Melucci e dice chiusura dell'aria a caldo, ok. Però quando si va a Roma, si parla evidentemente la lingua del governo. Quando il governo parla di accordo di programma, quando si parla di decarbonizzazione, decarbonizzazione, di una futura, perché ci vorranno 20 anni per parlare di produzione ad idrogeno, però anche la parola decarbonizzazione, applicata a questo stabilimento, che è un catorcio, è impossibile. Io ho fatto il paragone, io non posso mettere l'impianto a gas a una Topolino o a una 500, perché è impossibile adattare quell'impianto a un impianto, quella realtà, quel siderurgico a una nuova realtà. Allora questa posizione non mi è chiara del sindaco, cioè a Taranto parla di chiusura senza se, senza ma, dell'aria a caldo, però a Roma accetta questo discorso di una svolta green. Vorrei che anche a Roma pronunciasse quella parola, chiusura dell'aria a caldo, altrimenti uno dice non è chiara la posizione, può sembrare equivoca, a Taranto dice una cosa e a Roma ne dice un'altra. Ma io penso che... Volevo un chiarimento, no, questa è una mia percezione, ognuno... qual è la linea del sindaco e dell'amministrazione? Vedi, chiariamola. Ti garantisco che sui tavoli, scusami. No, chiariamola. Lo ribadiamo sempre con forza a tutti i governi, no. Chiunque ci sia. Allora, se uno mi dice chiusura dell'area accaldata, io dico ok, d'accordo, però poi a Roma dice decarbonizzare, ok, ma non puoi decarbonizzare su un impianto che non può essere decarbonizzato perché è un catorcio. Luigi, se vuoi la verità, su quei tavoli Emiliano dice decarbonizzazione e Melucci e gli altri sindaci dell'area di crisi, insieme al presidente della provincia, hanno sempre detto accordo di programma, benissimo. Chiusura, allora, caldo, Zaccheo, e transizione. No. Sentiamo la viva voce, dall'interpretazione autentica, si dice in termini giuridici. Autentica come maggioranza, come amministrazione. Ma io già se parliamo di interpretazione, Io penso che ognuno vede le cose in una certa maniera, no? È ovvio che anche tu hai fatto riferimento allo scudo crociato, lo scudo penale riferito a quello che è accaduto qualche giorno fa. Penso che sia anche una motivazione di carattere politico, no? Penso che quando una forza politica in un momento storico si trova in un attimo all'angolo, per poter uscire dall'angolo tira il coniglio dal cilindro e cerca di comunque di
tornare alla ribalta, perché purtroppo è quello che sta accadendo per chi sta al governo e chi sta all'opposizione, ma normalmente questo accade nella comunicazione, no? Quindi uno esce il coniglio non ricordando che poi quelle forze politiche sono quelle che hanno messo in campo tutti i decreti a favore di chi doveva inquinare, cioè poi ce le scordiamo tutte queste però cose. Devo dire che sui decreti centrodestra e centrosinistra sono stati uguali, no, non credo, non va credo. Detto se dovessimo fare un'analisi ben quadrata, cioè quelle proposte vengono tutte da una certa parte, ricordando anche che quali sono state il PD di Renzi, non il era PD di Renzi era PD ha un'altra logica per vabbè, me, ma era PD di, perché io ti conosco però vede, purtroppo la vedo, che puoi, la vedo in un'altra maniera e non è che le puoi girare come vuoi tu, il tema fondamentale a cui fa riferimento è proprio l'assenza, secondo me, di un confronto col territorio, che questo poi è quello che è la chiave di svolta che ha portato avanti, come diceva prima il sindaco di Crispiano, tutti gli argomenti delle amministrazioni che sono a fianco a questo discorso dell'accordo di programma, cioè dare voce a un territorio che fino ad oggi non è mai stato ascoltato, perché le scelte, ahimè, sono sempre, tu hai detto Renzi, mica hai detto Zaccheo o Melucci, hai fatto riferimento a chi segretario nazionale ha governato e a chi ha tenuto in campo, perché cosa succede secondo me e cosa sta accadendo anche secondo quello che ne abbiamo parlato prima, è più importante il discorso remunerativo che il discorso realmente ambientale, cioè c'è sempre stato un discorso di discrasia. Quello che accade per i lavoratori oggi che vanno a lavorare in una fabbrica in quelle condizioni è quello che sta accadendo realmente, no? Quando qualcuno mi dice fiction, no? Il termine fiction dovrebbe essere una cosa irreale, quello che invece è stato rappresentato in quella cosa invece qualcosa della realtà, non è manco un film, dovrebbe essere un documentario di quello che realmente è accaduto. E quello che sta accadendo oggi, vedi il licenziamento di Cristello, è la realtà che supera la fantasia. Ma ancora quello è peggio, sai? La realtà che supera la fiction. Perché noi siamo bravi a parlare, ti dico la verità, siamo bravi a parlare ma non abbiamo capacità, siamo bravi leoni tastiera, no? Io vedo tanti leoni tastiera, ma quando c'è il momento di reagire o anche quando diciamo siamo tutti insieme uniti, io vedo una disparità di comportamento che è reale, perché ognuno pensa alla propria campagna elettorale, a quello che deve andare a dire ai suoi elettori, a quello che deve andare a raccontare a quelli che devono portare i voti, e non abbiamo invece la capacità reale e sostanziale di essere tutti quanti compatti verso un unico argomento, che è quello che faceva riferimento il sindaco di Crispiano. Noi non possiamo parlare di cambiamento se realmente un diciottenne che lascia il diploma di tecnico e deve scegliere che lavoro fare. Ovviamente oggi quali sono gli ambiti occupazionali? Quelli sono aziende, addirittura o più, non più neanche Mittal perché non assume più nessuno, ma tutte le aziende dell'indotto. Tutte aziende dell'indotto, delle pulizie. No, Mittal assume come consulenti i vecchi catorci, i vecchi dirigenti dei Riva. Sì, e questo poi, ma poi questo poi è strano, no? Allora, se noi non, in cassa integrazione dipendenti parla, e poi andiamo a riassumare le vecchie cariatidi. Io raccontare di Eurodisney imputate. Di Ilva, no? Poi devi anche pensare a cosa dai da mangiare agli operai dell'Ilva il giorno dopo. Sì, no? Però un momento. Perché se non riesci a ragionare. Allora, la mia idea è che per smantellare quello stabilimento, per smantellare. Sì, ci vogliono 30 anni. Chi oggi lavora in quello stabilimento lavorerebbe per altri 30 anni. Non è che viene mandato a battere i marciapiedi. Per fare quel tipo di lavoro, per fare quel tipo di lavoro ci vuole un certo tipo di specializzazione, non si è la riqualifica. Stessa cosa di quello che fa oggi l'operaio all'interno delle messe, è anche qualificato per quel si tipo riqualifica. Di... Allora il tema è sempre lo stesso, se non c'è un reale programma che tu dici o di ricambio strutturale dell'azienda o di annullamento di quell'azienda, stiamo parlando di aria fritta, ci stiamo prendendo solamente addosso, ci prendiamo solamente in giro, perché da una parte poi abbiamo chiamato, guarda caso, una multinazionale a prendere potere e a continuare a dettare regole, perché è assurdo pensare che questa città non si ribelli quando uno sta scioperando per un posto di lavoro e dall'altro sta guardando una partita di calcio, perché forse in questa città è più importante il calcio che non un posto di lavoro di una persona che lo sta perdendo, ed è allucinante questa cosa. A proposito, perché questa città nessuno si è ribellato, perché è più importante scrivere che il Taranto ha vinto 1-0 o non pensare che qualcuno sta perdendo il posto di lavoro e non riesce a dare a mangiare ai propri figli e nessuno ha detto niente e la Morselli, amministratore delegato di ArcelorMittal, questo l'ha capito molto bene,
perché nel giorno in cui si faceva quella manifestazione di USB è andata stranamente, cosa che non ha mai fatto in vita sua, perché non mi risulta essere tifosa di calcio, un giorno feriale di mercoledì mi pare, è andata a vedere Taranto Nardò, che con tutto il rispetto non era Juventus o Milan Real Madrid. Stranamente si presenta lì in tribuna con 3 bodyguard. Ora, in un periodo di pandemia, quindi c'ho tutte le restrizioni, no, per il Covid, per entrare negli stadi, a questo punto io ho pensato, perché poi 1 + 1 = 2, si mettono insieme le cose e si comprende, questa è una mossa molto sottile per far capire al Tarantino: se voi volete, ArcelorMittal può diventare lo sponsor, può finanziare il Taranto Calcio. E tanto nella mente della Morselli dice: visto che il Tarantino vuole il Taranto ad alti livelli, accetterà di avere anche una ciminiera in fronte pur di vedere il Taranto nelle massime serie. Io credo che c'è un... Questa ormai... è la logica. No, ma sai, io perché mi non è andata lì per caso, sì, la no, ma sono convinto che è una sempre la comunicazione che comanda, no? In tutto e per tutto e comanda. Però comunque... lì c'era anche Marti, vice sindaco. Ma lì c'era, in tribuna c'erano tutti. Io penso che... Non credo che adesso da criminalizzare... No, dico come fotografia. Da criminalizzare chi ovviamente stava da dietro. Anche perché lui è assessore allo sport, mi pare. Sport. Poi alla fine è un fatto anche di educazione. Però sarà stato un po'... Si sarà sorpreso anche lui, penso. Sicuramente penso che ci sia un problema anche di dover rispettare chi è ospite in quel momento, no? Perché comunque se in quel momento tu rappresenti l'amministrazione diventa anche difficile gestire certi tipi di... È ovvio che un carattere come me molto probabilmente si sarebbe alzato, questo però fa sempre una questione di carattere personale, vabbè, di approccio alle questioni. Devo dire che però Melucci, insieme a tutti i sindaci a cui faceva riferimento, le cose l'hanno dette ben chiare. Non ultimo anche l'attacco al ministro, cioè il sindaco ha scritto una lettera ben precisa dicendo... Molto infuocata e molto chiara nel dire: se volete glielo spieghiamo noi al ministro, venga a Taranto e gli spieghiamo cosa sta accadendo. Il tema è che molto probabilmente anche questa coscienza a cui fai riferimento dovrebbe iniziare a salirsi un po' di più, no? Però tecnicamente da Tarantini... Come ha giustamente sottolineato il sindaco di Crispiano, conviene che se il sindaco di Taranto e gli altri sindaci del territorio parlano una lingua, a Bari se ne parla un'altra. A Bari la gestione della sinistra dura da ormai 15 anni, per cui un indirizzo verso quell'azienda è sempre stato dato. Oggi, quando io parlo di toglierci la casacca e di parlare la stessa lingua quando parliamo di questi temi, mi riferisco a questo, per cui non dobbiamo mettere in evidenza quello che può far notizia. Quello che sta dicendo lui oggi, in questo momento, fa notizia e viene interpretato a seconda di quello che vediamo. Ma poi ci rimane sempre il problema, e il problema lo dobbiamo affrontare concretamente, e lo dobbiamo affrontare dando anche delle soluzioni in questo momento a quelle persone che stanno perdendo il posto di lavoro e che non possono più dare delle risposte, perché il sogno di tutti noi sarebbe andare a fare investimenti in altri ambiti e dare ai nostri figli la possibilità di intervenire in altri settori. Ma già questi settori, certo, non è che ci certo, dobbiamo non inventare. Non dobbiamo inventare niente, cioè, lui. Però tecnicamente quella fabbrica... Le gravine di Massafra, il mare di Taranto, ci sono questo, per dono divino. Ma su questo... Ce le, o lo dobbiamo costruire? Ma anche il mare di Taranto credo che non sia secondo a nessuno. Appunto. Ma qui stiamo parlando però di un'azienda che è lì, che non puoi cancellare da un giorno all'altro e che comunque... Se continuiamo a dividerci e a non trasferire all'esterno, che la provincia di Taranto in questo momento ha bisogno di un investimento che deve per forza ricadere, perché se non lo prendiamo in questo momento non lo prendiamo più. Esatto. Ma che sia un... E quindi fa bene la politica locale. Sì, ma il recovery fund a condizione che siano fondi che davvero siano funzionali al territorio, ma... Se qui a Taranto parli una lingua e a Bari ne parli un'altra, non arriverà. Perché non vorrei che questi fondi servano a rappezzare quel catorcio di stabilimento. No, i rappezzi non li vogliamo. Qual è il rischio? Il rappezzo. Però se parliamo la stessa lingua, ma se arriviamo a Bari si trasferisce un'altra idea
risoluzione del problema. Ma comunque lui... non è Bari che ha deciso fino ad oggi. No, no, è il governo. Allora, è normale che il governo l'assurdità, l'assurdità che tu hai preso dei soldi dai Riva e sei andato a fare la copertura dei parchi minerali e poi nel frattempo stavi parlando della green industria. Cioè il controsenso è questo. Se da una parte hai preso milioni di euro e li hai investiti per fare quella copertura, che senso ha poi dall'altra parte parlare quando quei soldi potevano servire, ecco, per fare altro? Benissimo. No? Sia a Bari che il governo ha sempre fatto poi scelte non convenienti rispetto al territorio, perché ha lavorato e ha campato sulla divisione di questo territorio. Vorrei concludere. Oggi che invece questa è la divisione. Vorrei fare lui che girava attorno. Se non siamo noi a vederci i fatti nostri, non te li risolverà nessuno. Con anche la capacità di porre su quel tavolo dell'accordo di programma che elimina l'incertezza, perché anche i sindacati sono disposti ad accettare anche una chiusura dell'area a caldo, una chiusura purché sia garantita l'occupazione, dice, fateci vivere, che ci sia una visione chiara, fatto con anche la scienza e la coscienza, mettendo su un tavolo i progetti tanti alternativi e facendo scegliere anche alle migliori menti che abbiamo, non solo in Italia, anche all'estero, quale strada prendere. Ma se campiamo ancora su questa non capacità, non sappiamo dove andiamo, nessuno investirà e continueremo a rimanere schiavi di queste scelte. Lo pomo, vorrei concludere così, perché ora abbiamo l'ultimo giro. Una volta, e quindi riprendiamo da Piloli, una volta negli anni 60-70, quando c'era il boom, no? Quando c'erano 40.000 dipendenti e molti, discorso che io non condivido, non sapevano neanche che si moriva di inquinamento. L'amianto, erano cose sconosciute, risultava che uno era morto e basta. Però era uno dei tenori di vita più alti d'Italia. Ecco, però alla fine, un po' come i militari, no? I militari si ammazzavano di amianto, avevano il loro bello stipendio e poi hanno fatto la fine di mio padre, che a 75 anni è stato divorato da un sarcoma per contatti con i metalli pesanti, per amianto e quant'altro. Però uno dice sì, però il militare sta bene, c'ha uno stipendio bello e poi dritto dritto se ne va al creature. Magari la persona però con 1.500 euro al mese, con 1.500.000 magari delle vecchie lire, grazie a Dio continua a campare. Ma questo è uno sfogo personale. E vi fa anche capire la rabbia che io ho contro le industrie assassine, ma l'ho avuto già da dieci anni prima che mio padre si ammalasse, quindi in tempi non sospetti. Ma chiusa la parentesi. Allora, dicevo, Piloli, negli anni 60, 70, 80 si diceva, è vero, però alla fine, io mi porto il mio stipendio a casa, c'era il boom economico, quindi il dipendente poteva pure, magari, illuminato, fare una preghiera e dire, Dio mio, salvami, però a fine mese porto lo stipendio. Oggi non è più così, perché non solo lavori in una fabbrica che sta crollando a pezzi, non solo sei consapevole dei rischi che produci all'ambiente e che produci a te stesso lavorando in quella fabbrica, ma oltre al danno la beffa, che alla fine tra lavoratori ex Ilva in AS, tra cassi integrati e roba varia, alla fine 3.000-4.000 operai si trovano con neanche 1.000 euro al mese. Di cosa stiamo parlando? Dov'è la ricchezza economica? Quando è venuto qui il dottor Cecinati, che è primario di pediatria e di oncologia pediatrica del Santissima Annunziata d'Italia, ha detto, scusate, ma quando si dice che ArcelorMittal, l'Ilva producono ricchezza, io ho visto solo miseria e malattie e morti, ho visto la miseria di chi non prende manco 1.000 euro al mese con una famiglia, magari anche monoreddito, e vedo i bambini maledettamente ammalati. Quindi anche il mito dello stipendio a fine mese non c'è più. Certo, voglio dire, la valutazione complessiva che possiamo tirare fuori, cioè molto probabilmente stiamo dicendo tutti la stessa cosa, perché non potremmo dire altro, non possiamo fare a meno però di un dato che questa azienda purtroppo in questo momento insiste su questo territorio e gli dobbiamo dare una soluzione nei prossimi 10 anni e nei prossimi diverso tempi, sarebbe no? Stato però se lo Stato avesse scelto un altro partner, cioè se io Stato dico che ArcelorMittal è inaffidabile, scegliti un altro partner, ma dal punto di vista operativo, quando io purtroppo sai benissimo che lavoro nei tribunali da oltre 30 anni, per cui ti posso assicurare di seguire tante aziende che sono incappate nell'amministrazione straordinaria, per cui
tanta gente che ha dovuto chiudere i battenti, che non ha potuto vedere il ristoro di attività già eseguite, purtroppo, ahimè, no? Per cui questo territorio è davvero è stato capace poi di trovare delle soluzioni alternative, perché abbiamo questa capacità e le nostre aziende comunque continuano a sviluppare delle idee e riescono ad andare anche all'estero con delle idee innovative. Abbiamo davvero un tessuto imprenditoriale che è riuscito a rivitalizzarsi anche con altro. Per cui sono convinto di questo e sono convinto che dovremmo andare nella direzione che stiamo dicendo un po' tutti, no? Dovremmo insegnare ai nostri figli a dedicarsi ad altro, perché altro è l'imprenditoria in questo momento e altro deve essere la capacità delle nuove generazioni di trovare dei posti di lavoro che non possono essere più il posto fisso. In questo momento, se guardiamo anche all'estero, c'è questa capacità di riuscire a cambiare nel corso della vita più lavori, avendo però delle professionalità, per cui dovremmo lavorare in questo momento. A creare, a sviluppare, a potenziare a sviluppare le capacità dei nostri figli di intervenire attraverso la realizzazione personale di capacità che devono vedere la nostra scuola intervenire, le nostre università intervenire in una maniera differente, caro Luigi, perché se non iniziamo da lì e non iniziamo ad educare... degli indirizzi mirati. Se non iniziamo a dare noi degli indirizzi, i ragazzi non hanno la possibilità e le capacità di intervenire da soli e di risolvere il proprio futuro. Noi dobbiamo avere questa capacità, lo devono avere gli amministratori, lo devono avere soprattutto coloro i quali in questo momento devono indirizzare la scuola e l'università in una maniera completamente differente. È lì che va fatto l'investimento maggiore, a mio parere. Per esempio, anche quando parla di economia del turismo. È certo. Lopomo, l'aspetto che mi veramente sorprende, mi irrita, è sentire parlare sempre di siderurgia come imprescindibile rispetto alla vita dei tarantini. E questo forse il salto di quota, come dire, no? Salto di qualità che si dovrebbe fare, perché quando vedo altre città, no? Ho degli amici conosciuti attraverso Facebook in Calabria, Tropea, sono stato quest'estate, una bellissima realtà basata tutta sul turismo, e mi sono domandato, scusate, ma a Tropea non c'è l'Ilva, eppure vivono lo stesso, vivono bene, allora il problema non è che un territorio vive se c'ha la siderurgia, un territorio forse muore con questo tipo di siderurgia. Eppure a Tropea senza Ilva si vive lo stesso. Mi domando perché questo non possa avvenire a Taranto, visto che Taranto ha risorse naturali, almeno per quanto riguarda l'aspetto del mare, delle risorse naturali, come Tropea. Taranto poi, grazie a Dio, ha un patrimonio archeologico mostruoso, di qualcosa di eccezionale. Bene, domanda, perché Tropea può vivere senza Ilva e Taranto invece no? Cioè è l'aspetto, considera la siderurgia questa posizione subalterna di schiavitù, come dire, se non c'è la siderurgia si muore di fame. Non è vero, perché io sto facendo l'esempio di Tropea, ma dico Tropea per dire altre migliaia di comuni italiani. Luigi, sfondi una porta aperta con me, lo sai, e la logica però, ecco, io che da 2 anni e mezzo appunto ho avuto modo di stare più volte a Palazzo Chigi a sentire e a parlare su quei tavoli, ad ascoltare anche diciamo i diretti interessati, a partecipare alle riunioni tecniche in cui intervengono i tecnici dei vari ministeri. La realtà è che manca il coraggio e la volontà da parte di un sistema che non è soltanto il governo, Luigi. Manca la forza di contrapporre. Però a Roma fanno i biglietti, ma come non è soltanto Roma, e sono gli interessi delle aziende del nord che hanno bisogno dei prodotti a basso costo dell'acciaieria strategica per l'Italia. L'acciaieria era strategica quando si facevano le guerre,
quando tu dovevi avere un'acciaieria all'interno di un paese per costruire le armi, gli arsenali bellici, perché non potevi andarla a comprare fuori, perché all'epoca era strategica l'acciaieria. Oggi è strategica solo per una parte d'Italia, che è quella delle aziende del nord, che non possono fare a meno dell'acciaio dell'Ilva, e questo noi non lo possiamo più accettare. E oggi, dopo il Covid, con la logica anche del recovery del sud, e qui permettimi di dire che io ho aderito insieme a tanti altri sindaci del nostro territorio alla rete dei sindaci del recovery sud, per mettere al centro la questione che dei 209 miliardi di euro, se ci sono stati dati quei 209 miliardi, è perché proprio i numeri, i parametri del sud detengono la necessità di essere raddoppiati. Noi qui dovremmo avere il 60% al sud, se vogliamo davvero riequilibrare. È il caso di dire il ristoro per superare il gap. Bravissimo, e unificare veramente dopo 150 anni l'Italia, ma davvero con i fatti. Però questo, temo che con questo governo, diciamocelo tutto, a trazione soprattutto nordista, e credo che determinate logiche del cambio di governo, ma ne parleremo magari in un'altra trasmissione, con piacere, questo governo, io sono molto preoccupato che ciò non avvenga. Allora Zaccheo, faccio la domanda che l'uomo della strada, che non capisce nulla di politica, che sa a stento chi è il sindaco, chi è il capo del governo, dice per la realtà di Taranto: sento CIS, contratto istituzionale di sviluppo, sento il cantiere Taranto, che ora sembra un po' andato in decadenza, non si parla più tanto, sento di recovery plan, recovery fund, sento questa svolta green, un'amministrazione comunale che dice stiamo seminando la rinascita, però la situazione di Taranto dal punto di vista occupazionale è terribile, va sempre peggio. Ora interpreto il pensiero, l'affermazione terra terra banale della signora Maria. Forse le istituzioni, al di là dei proclami, non danno risposte al territorio, perché poi se uno sente questo, poi però accende il fornello e il gas non esce, nel senso che manca la materia prima, che è l'aspetto economico. Ma è una domanda, ripeto, che l'uomo della strada pone, dice Taranto è rinata, sta rinascendo, vedo questo, tutti questi stanziamenti, forse dovremmo aspettare anni per vedere i frutti di questa semina, a tutti i livelli, ho citato contratti istituzionali di sviluppo, però alla fine, come si suol dire, al momento il piatto piange, anzi è vuoto. Ma il ruolo di un'amministrazione non certamente è quella di creare. No, era un discorso generale, non riferito all'amministrazione. Per farla intendere anche l'uomo della strada qual è il ruolo dell'amministrazione. Certo. Certamente è facilitare l'investimento all'interno del territorio. E io penso che questa amministrazione, col sindaco Minucci in capo, ha iniziato un ragionamento completamente differente. Anche nella stessa di capitoli di spesa, quando noi avevamo al turismo quota zero, oggi quello zero non esiste più, o quando parliamo di cultura, perché anche lì abbiamo posti di lavoro da dover mettere in campo, quei numeri sono completamente cambiati. Non è facile, quando tu facevi riferimento all'amianto, no, per esempio, noi abbiamo preso i soldi per andarcene in pensione, non per salvaguardare gli interessi delle persone dal punto di vista della salute, abbiamo dato i soldi per poter anticipare le persone, per poter andare in pensione prima, cioè attenzione a quello che noi abbiamo fatto nel passato. Noi abbiamo subito negli anni 70 una scelta di una città che ha Ilva, Agip, Eni e Cementir, cioè tre delle più importanti aziende che facevano un certo tipo di attività e un certo tipo anche di utilizzo delle proprie attività nel campo ambientale. Quindi è una scelta strategica che per poterla cambiare non è che si batte così le mani e si può cambiare, deve iniziare un percorso. Fortunatamente questo percorso sta per iniziare, è iniziato, perché anche quello a cui facevo riferimento chi mi ha preceduto, c'è una comunità di intenti, l'intento è il cambiamento, ma non è facile, secondo me non è una salita molto 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 difficile da fare. È ovvio che poi c'è quello che diceva il sindaco prima, cioè le scelte di una città che ha questa grande industria
metalmeccanica, che dà risorse in tutto quello che è il nord dal punto di vista delle strutture industriali. Guarda caso nel sud, o meglio a Taranto, non è mai nata un'industria parallela all'IVA, non so se vi rendete conto, non c'è un'azienda locale che viene a prendere le risorse all'interno dell'IVA per fare qualcosa come, ce n'è una forse a Grottaglie che fa l'alluminio, che è importantissima, che ha una grande capacità. Cioè, ma sono diverse, però voglio dire, fondamentalmente è quella l'impostazione. Cioè non c'è niente che ha fatto, che poi ha fatto di ricaduta reale. Noi abbiamo fatto dei semplici fornitori di servizio, abbiamo delle grandi imprese di pulizia, abbiamo fatto quello, solamente attività di un certo tipo che poi hanno, sono cadute in come normalmente accade, perché poi l'azienda si è ridotta, la numerica delle cose si è andata man mano scemando e quelle aziende poi sono tutte quante in crisi. Facciamo riferimento anche all'incapacità di gestire la fase di Ilva in AS, cioè aziende che potevano nascere e poter riconvertirsi non hanno più la capacità di poterlo fare perché gli mancano le risorse. Qui noi abbiamo problematiche molto serie. È ovvio che il cambiamento dell'amministrazione è stato anche quello, cioè noi abbiamo iniziato, per esempio, i giochi del Mediterraneo, che sembra una cavolata, ma pensate quanti cantieri verranno comunque aperti fra un po' di tempo per realizzare, perché poi si dice sempre, quando iniziano i cantieri del nambolo edilizio è la maggiore economia, perché c'è tutta una ricaduta da quello che può essere la fornitura e tutto il resto. La stessa, a giugno faremo questa grande manifestazione della Vedica, che ha ormai avuto una catamarani, che è una grande iniziativa di carattere mondiale, addirittura adesso oggi leggevo delle partecipazioni anche di una squadra giapponese, cioè c'è una volontà in assoluto di fare un cambiamento, anche se esiste, come tu dici, quella macchia, ma noi facciamo ormai finta in un certo qual modo, o meglio cerchiamo di andare avanti la macchia, perché comunque sia anche qualcuno che ci contesta che nell'ambito di un periodo come questo stiamo comunque pensando al futuro, ma se non pensi al futuro rischiamo veramente di non guardare mai a dei traguardi che sono per noi importanti. Io ritengo che c'è la volontà, c'è molto territorio che sta cambiando, il Crispiano ne è un esempio lampante, dalle 100 masserie in poi ci sta una serie, ma Safaro stesso, c'è una serie di volontà di voler cambiare questa nostra immagine. Però l'esempio lo può dare qualche azienda che addirittura ha cambiato la sua sede locale portandosi da Taranto a Roma, perché il marchio Taranto è comunque una negatività per in alcuni anche conosco imprese. Anche aziende casearie che in uno spot mi hanno detto, per cortesia, non dire che il latte è di produzione locale, diciamo che il latte viene dalle Alpi, perché sennò poi collegano il latte, la diossina e nessuno più compra i nostri prodotti. Tu devi ammirare, non so se voi avete visto Sky, c'è un'azienda locale di Via Liguria che sta facendo uno spot per la sua azienda casearia proprio di questo genere, che parla di Taranto, ed è da apprezzare, da incentivare questo fatto della città di Taranto come cambiamento. E io penso che non è semplice dire... Hai ragione, cioè dobbiamo focalizzare, scusami se mi interrompo, dobbiamo focalizzare proprio... Questa è una provincia che ha anche delle ricchezze dal punto di vista dell'impostazione, soprattutto hai fatto un riferimento ai prodotti caseari. Noi abbiamo una collina e abbiamo delle realtà nella nostra, perché fortunatamente abbiamo di tutto. Abbiamo il mare e a pochi chilometri abbiamo la collina, dove ci sono delle strutture che sono organizzate per la produzione di prodotti caseari, che davvero hanno qualcosa di completamente differente dall'Ilva. O la miticoltura, per esempio, non o è la miticoltura che non è, ecco perché se noi però diamo l'immagine solo in negativo vuol dire che stiamo facendo del male da solo. Bene, concludiamo questa puntata, devo dire mi ha fatto piacere perché finalmente, rispetto magari ai soliti dibattiti, talk show politici anche nazionali, ci si scanna, ci si accapiglia, quando invece parlo soprattutto della realtà di Taranto, si farebbe la fine dei capponi in mano a Renzo nei Promessi Sposi, quelli che Renzo portava da Azzeccagarbugli, si beccavano tra di loro, ma tanto la loro fine era di finire in padella. E quindi alla fine che senso ha scannarci per poi, invece facciamo unità, facciamo coesione. Bene, allora ringraziamo l'avvocato Giandomenico Pilolli, coordinatore provinciale di Taranto di Fratelli d'Italia. Ringraziamo Luca Lopomo, Movimento 5 Stelle, sindaco di Crispiano. Ringraziamo
Cisberto Zaccheo, consigliere comunale di Taranto e presidente della commissione consiliare attività produttive. L'appuntamento con Polifemo, se Dio lo vorrà, la prossima settimana, venerdì prossimo. Polifemo, l'informazione libera della città.